Buongiorno a tutti del laboratorio di Sound Machine, sono come al solito Valentino per presentarvi questo intervento su Audi A5. Allora, come vedete qui, questa Audi presenta un sistema MMI Basic Color con autoradio Audi Concert che non prevede normalmente la navigazione. Se avete questa vettura, con facilità avete idea di che cosa sto parlando. Qui abbiamo appunto la selezione delle sorgenti e la radio, ma purtroppo non la navigazione. Abbiamo provveduto a risolvere questo problema premendo questo tastino che abbiamo appena inserito per attivare appunto la navigazione. Si passa dalla funzione monitor, normalmente destinata all'intrattenimento, al utilizzo della navigazione. Qui abbiamo inserito un'unità di navigazione Digital Dynamic, potete vedere il sistema funziona molto bene. Tramite questo telecomando, con fondamentalmente un tappetino touchpad, così si chiama, entriamo a manovrare tutto il nostro sistema e potremo gestire molto facilmente, molto semplicemente, tutte le attività relative al richiamo di una località, piuttosto che altre situazioni legate alla navigazione. Chiaramente il dispositivo di navigazione è un dispositivo con la cartografia europea, potremmo scegliere il paese dove dobbiamo andare, la nostra destinazione fondamentalmente, la città, la via, come succede fondamentalmente con tutti i navigatori oggi, insomma. Chiudiamo anche questo. Voilà. Chiudito. Ecco, abbiamo la nostra navigazione di cui possiamo regolare il volume, di cui possiamo regolare i vari aspetti della mappa, zoomando, eccetera, eccetera. Insomma, uscendo, premendo questo tasto, usciamo dalla funzione navigazione e ritorniamo ad utilizzare il monitor per l'intrattenimento. Quindi molto rispettoso dell'impianto originale Audi, è facile da 750 metri, prosegui diritto. Che io abbia o meno lo schermo attivo sulla navigazione, il Navi comunque mi dà i messaggi relativi alla navigazione, come potete vedere. Quindi passo da una funzione all'altra. Ovviamente con questo dispositivo, che si avvale di un'interfaccia video che va a rubare fondamentalmente il monitor al sistema d'origine Audi, è possibile integrare una retrocamera e un lettore DVD o un digitale terrestre per ampliare il vostro sistema verso l'intrattenimento audiovisivo. Bene, qua è inutile che vi dica che in questi casi andrebbe ascoltato, ma abbiamo anche effettuato un intervento atto a migliorare le performance acustiche dell'originale sistema Audi, senza modificare nulla rispetto a quello che è l'allestimento originale, ma inserendo un nuovo dispositivo di amplificazione e processione audio Helix. Questo che noi definiamo appunto il Sound System Helix si basa sul presupposto di amplificare e processare i suoni, garantendo un plus straordinario rispetto alle prestazioni del sistema d'origine, pur mantenendo la stessa radio e gli stessi altoparlanti. Vi invitiamo in questo caso, se ci fosse un interesse verso questo argomento, a venirci a trovare per una seduta d'ascolto sulle nostre auto dimostrative. Come al solito, alla prossima, da Valentino, ciao a tutti.